Rieccomi ancora qui con i coltelli. In un precedente video vi ho mostrato quali siano i coltelli 4 che un cuoco dovrebbe avere per svolgere al meglio la sua professione. Parlo naturalmente dei coltelli personali. Poi quasi sempre viene fuori la domanda: ma tu quali hai? Ce li fai vedere? Ecco qui i miei. Quindi, ovviamente ve li mostro perché ci sono delle differenze rispetto al set standard, se no non starei a farvi rivedere nuovamente la stessa cosa. Questa è la mia borsa portacoltelli. Io la preferisco almeno semi-rigida, se non proprio rigida, comunque non la vorrei troppo flessibile. Questo per una maggior protezione. La apriamo. Mi raccomando, non lasciatela in giro, perché vi ricordo che i coltelli comunque in qualche modo potrebbero essere utilizzati per scopi diversi rispetto a quelli ai quali erano stati destinati. Apriamo. Abbiamo una separazione interna per proteggere le lame. E poi, come maggior protezione, io utilizzo un coprilama. Lo vedete? Forse è meglio se avvicino un po', così vediamo i coltelli forse meglio. Lo vedete? Questo è il coprilama. Il mio è magnetico. Ecco, così. E i coltelli sono chiusi uno per uno. Vedete che si chiude a scatto. Il coltello sta dentro, la lama è tutta protetta. Questo è un Nikiri, lo faccio vedere un po' contro luce, è un coltello da lavoro in acciaio grezzo, viene chiamato acciaio blu, anche se in realtà poi è grigio, è affilato, molto affilato, viene utilizzato principalmente per le aperture, con un caratteristico movimento che vi ho già mostrato in altri video, e questo è uno dei coltelli più importanti per me, lo uso moltissimo, mettiamo via un istante. Secondo coltello, anche lui con il suo bravo coprilama, coltello filetta, l'ho già descritto molte volte, quindi evito di ripeterlo. Un trinciante, io ormai non li uso più moltissimo, però uno ce l'ho sempre dietro. Questa è la caratteristica di avere il manico in neoprene. È alimentare contro ricettacoli batterici. Poi il mio coltello preferito, lo Zuba, è probabilmente uno dei coltelli che uso di più. Vedete, lama lunga, pesante, fatto per tagliare ad alta velocità le julienne, ovviamente anche in molte altre verdure. Poi qui purtroppo il coprilama è di cartoncino di riso. Non sono ancora riuscito a trovare un coprilama così lungo. Doppio strato, carta bianca, caratteristica dei coltelli di pregio giapponesi. Lama lucidata, ma solo perché l'ho appena affilata, normalmente non è così, è sempre un po' più ossidata. È il coltello che io normalmente impiego per tagliare sashimi o comunque in generale il pesce per sushi, maki e così via. E finalmente l'ultimo, ma non per importanza, uno spelucchino, coltello da usare al volo, io ne ho sempre uno dietro, di solito uno mi basta, lo uso quasi esclusivamente a crudo, quindi non mi serve avere il doppio per il cotto. E questo è il mio set completo, fate conto che io ce l'ho praticamente sempre con me. Ciao a tutti, buona cucina!